Grazie, professore. La professoressa? Sì, ci sono. È scomparsa? C'è la Ma ci sono. professoressa? Io ci sono. Professoressa, su questo vuole intervenire o aspettiamo la seconda domanda? Rapidissimamente volevo fare solo una osservazione sulla legislazione di Freddi sul facile non riprodurre, facile chiaramente, insomma, sempre considerando comunque gli sforzi delle scienze cognitive non proprio minimi, Professoressa, riprodurre l'intelligenza. mi scusi, professoressa, non si è capita dalla sala la prima parte della domanda. Non si Ok, sentiva. ora mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, mi volevo riallacciare appunto alla sollecitazione che veniva dal professor Di Freddi sul confronto intelligenza umana e intelligenza artificiale e in particolare a quanto lui sosteneva sul fatto che è stato più semplice, no, riprodurre sulle macchine quella che credevamo fosse una peculiarità tutta umana, cioè il ragionamento. Questo senz'altro è vero se consideriamo il ragionamento un'attività puramente computazionale, però volevo chiederle, anche alla luce di quello che diceva Minsky, no? Il famoso premio Turing, possiamo definire intelligente un sistema che è privo di affettività e di competenza emozionale, se, e, diciamo proprio senziente? Quando oggi parliamo di intelligenza artificiale, facciamo riferimento a sistemi che hanno una capacità ormai anche di apprendimento adattativo, quindi sono sistemi generativi. E la vera sfida credo che oggi sia quella di riprodurre su queste macchine non tanto la nostra capacità appunto computazionale, logica, ma quella fondamentale integrazione che c'è nella nostra capacità di ragionare tra appunto elementi di natura puramente computazionale è una comprensione della tonalità anche affettiva, emozionale del mondo, rispetto alla quale le macchine al momento attuale appaiono, come dire, difettive. E mi veniva in mente che invece questo è un elemento che noi condividiamo con gli animali, cioè il sentire, l'essere senzienti, provare ovviamente a livelli che possiamo ritenere da un punto di vista della gradazione differente delle forme di affettività. E quindi su questo mi interessava sapere la sua opinione, cioè se lei ritiene che quella che attualmente è l'intelligenza artificiale o comunque un modello puramente computazionale dell'intelligenza umana esaurisca effettivamente quello che noi siamo, perché insomma c'è una branca proprio dell'affective computing che si occupa di questo, cioè di sviluppare sistemi che siano capaci di integrare queste competenze. Io sono perfettamente d'accordo, anzitutto sulla parte con gli animali, infatti mentre si faceva la prima parte della domanda pensavo già proprio a quello, no? Poi è già stato detto però che noi con gli animali sicuramente condividiamo, no, non condividiamo il linguaggio, perché è molto difficile parlare, no? Anche se magari qualche parola si può imparare, no? O capire i miagolii o gli abbai, no? Dei propri animali casalinghi, no? Però sicuramente condividiamo gesti, no? Di affettività, eccetera, che sono poi quelli che addirittura li fanno diventare utili per la terapia, no? Quello che si chiama la pet therapy, no? Cioè che servono molto in certe situazioni. Oggi, secondo me, è sbagliato parlare di intelligenza artificiale perché quei sistemi che sono in commercio, perlomeno in uso, sono tutto meno che intelligenti. Questo è un equivoco perché molti di voi forse avranno provato a giocare con ChatGPT, ma il modo in cui ChatGPT risponde è l'esatto contrario di quello che usiamo noi per rispondere a delle domande, perché lo saprete, no? Cioè è una cosa puramente statistica.
Cioè la ChatGPT è stata addestrata, tra l'altro non impara, perlomeno i modelli che i primi modelli che sono stati messi in commercio. Adesso attenzione perché tra un paio di mesi sta per arrivare quella che invece è interattiva e che quando gli fate domande potrà andare a cercare per esempio in rete alla sua velocità, no? E darvi le risposte. Lì cambierà quelli che l'hanno vista, in particolare Bill Gates che ha fatto dei video già su questo, dicono che sia una cosa strabiliante, quindi la giudicheremo poi sul campo. Ma quella di oggi, che usiamo, che molti usano con grande successo, tra l'altro anche nel loro lavoro, fa una cosa che se uno ci pensa è veramente scioccante. Cioè voi le fate una domanda e lei ha un enorme database di cose che nel giro di circa un anno e mezzo, no, le sono state somministrate, no, e l'ha messa in memoria e lei cerca qual è, in tutte le cose che conosce, la più probabile che sarebbe l'inizio di una risposta, ma ovviamente non dà tutta la risposta di un colpo solo, inizia con la parte più probabile e poi guarda qual è la parte più probabile che segue alla prima, che era già la più probabile, e alla fine ci dice queste cose. Uno penserebbe che con quel procedimento le cose che escono fuori sono cose completamente senza senso, e invece risulta che sono esattamente le cose che diremmo noi. Cioè ci accorgiamo che quando noi crediamo di essere così intelligenti, in realtà siamo estremamente prevedibili. Quello che noi chiamiamo la creatività è l'esatto contrario, è la capacità di dare delle risposte che non sono quelle che darebbero tutti, no? E che vanno fuori, no? Diciamo così, dai percorsi battuti. Questo la ChatGPT non lo fa per sua costituzione, perché fa altro, no? Però ci ha insegnato proprio questo, ci ha insegnato che in genere quando noi parliamo e quando discutiamo, in realtà siamo prevedibili e possiamo essere facilmente simulabili. E questo di nuovo è un'altra cosa che ci rende forse più umili, no? E che ci fa capire che magari ci sopravvalutavamo. Poi vedremo che cosa succederà nel futuro. Le domande che faceva la professoressa in realtà sono fondamentali, perché poi se uno vuol chiedersi quali sono le vere domande sull'intelligenza artificiale, la prima è: ma è possibile simulare l'intelligenza senza simulare allo stesso tempo il corpo? Cioè noi possiamo isolare il cervello, no? E soltanto quello che pensiamo senza che ci siano le sensazioni, no? Le percezioni, no? E così via. Questa è un po' l'idea di Merleau-Ponty già negli anni 50, no? Che poi è stata presa da alcuni filosofi dell'informatica, Dreyfus per esempio, che ha scritto un bel libro molti anni fa che si intitolava Ciò che i computer non possono fare. E lui lo intendeva in quel senso lì, no? Finché il computer sarà solo un cervello elettronico e gli mancherà un corpo, no? Meccanico e ovviamente non lo potrà fare. Poi ci sono altre domande, perché noi la razionalità è quello che si chiama la neocorteccia, no? L'ultimo cervello che a strati, l'ultimo strato che ci è stato dato dall'evoluzione, no? Ma sotto ci sono quelli, il cosiddetto cervello rettiliano, no? Ancestrale, no? E noi stiamo simulando quell'altro, no? Ma è possibile anche lì staccare le due cose? Oppure il cervello è integrato e se non simuliamo anche quello che poi in fondo è legato, no, appunto coi sentimenti, l'affettività, no, eccetera, eccetera. E poi la grande domanda, in fondo, forse qui voi non sarete più d'accordo, no? Cioè, per uno come me, o come Lucrezio, no, e quegli altri che stanno in mezzo a questi 2000 anni, se il mondo è materialistico, no, anche noi siamo delle macchine, in fondo, no? Però l'idea di Hobbes, no? O anche di Lametrie, l'homme machine, no? Eccetera. Però noi siamo delle macchine chimiche e la chimica è molto complicata. Cioè i neuroni, sì, è vero che uno li può simulare dicendo sono delle scariche elettriche, no? Delle porte, no? Come circuiti elettrici. Poi però dal punto di vista del funzionamento è una cosa molto più complicata. Le scariche arrivano attraverso i collegamenti, gli assioni, gli assomi, assoni, eccetera. Io sono un logico, quindi quando comincio la frase con as, dico subito assioma, no? Ma evidentemente, no? Devo andare, no? Al controllo, no? Del linguaggio, no? Ma quando poi uno deve trasmettere diciamo così, la scossa da un assone all'altro, beh, in realtà lì arrivano i neurotrasmettitori, la cosa diventa estremamente complicata. Allora la vera domanda è: ma si possono simulare le macchine chimiche attraverso semplicemente l'elettrodinamica, diciamo, le macchine elettriche?
E vedete che le domande però diventano sempre più precise, no? E forse meno filosofiche, però più difficili anche da rispondere perché alla fine l'unica risposta sì è di farle queste cose, no? E la risposta no sarà finora non ci siamo riusciti, no, a farle. Quindi però sono domande estremamente interessanti e che coinvolgono tra l'altro tutto quello di cui stiamo parlando, no? Cioè che però una volta era considerato soltanto umano, no? E poi da una parte si vede che si potrebbe considerarlo anche animale, dall'altra parte anche artificiale, no? Il discorso si amplia. Purtroppo si complica invece di semplificarsi. Bene, grazie professore. Già tutti e tre i nostri bravissimi relatori hanno un po' toccato quelli che già vedremo essere la seconda e la terza domanda. Però procediamo e la decliniamo con più precisione perché il tema lo dice bene, vita, esistenza e destino. Il destino, il problema del destino ha sempre tormentato o anche affascinato l'uomo. Il destino inevitabilmente si intreccia alla questione della morte. La morte, intesa come l'estinguersi, il dissolversi dell'individualità corporea, quindi morte proprio nel senso biologico, perché esistono tante tipi di morti simboliche. Quindi il problema della morte è davvero l'ultimo orizzonte, il problema orizzonte per noi, la morte è il destino ineluttabile a cui tutti siamo sottoposti. Forse ora invertiamo l'ordine e partiamo proprio da quindi il problema della morte, secondo il professor Di Freddi, tra l'altro io ho letto e c'è stato un momento anche di tenerezza nella corrispondenza con Ratzinger, dove il professore si è anche un po' intimamente confidato anche sulla paura della morte, sulla questione morte, però è a lui che voglio dare la parola. Beh, certo, il problema della morte, no? Ovviamente per gli uomini viventi, no? È quello centrale, no? Ma di nuovo Lucrezio, per esempio, ci insegnava che in fondo nessuno si è preoccupato di che cosa c'era prima della sua nascita, no? E perché dovremmo preoccuparci di cosa ci sarà dopo la nostra morte? Dal punto di vista puramente, diciamo, logico, no? Non ci dovrebbe preoccupare, sono due domande simmetriche, che però alle quali noi ci rapportiamo in maniera completamente diversa. Qualcuno, cioè in altre civiltà, per esempio, qualcuno si chiede che cosa è successo prima della nostra nascita, anche qui vicino, no? Siamo in Basilicata, no? I pitagorici, in fondo, no? Credevano nella metempsicosi, no? Quindi che ci fossero state vite precedenti, però a noi questo tocca poco. Pensare che cosa c'è dopo la nostra morte, no? È una domanda analoga. Io per esempio non me la pongo molto, perché essendo un materialista, cioè ovviamente per me la morte è la fine, no, di tutto ciò che c'è, la morte è la strutturazione, no, della materia in una maniera che ad un certo punto, no, appunto diventa vitale, no? Ma è come una macchina che si rompe, no? Che cosa succede? Una volta che si è rotta non funziona più, no? E la cosa finisce lì. Però destino è una cosa un po' diversa, perché secondo me il problema del destino fa pensare destino ineluttabile, no? Cioè che ci sia un determinismo, no? Cioè che si va in quella direzione, no? Non si può andare in altre, no? E soprattutto la domanda vera è: ma noi siamo determinati oppure no? Cioè c'è libertà al mondo oppure no? Questa è una domanda molto interessante. Tutti, mi immagino che la maggior parte di noi pensi che sì, che c'è libertà, perché noi possiamo decidere di fare una cosa invece che un'altra, no? Però se uno fa un passo indietro, no? E si pone la domanda, diciamo, a livello superiore, no? Cioè è vero che io posso decidere di fare una cosa, ma non posso decidere di fare quella cosa. Cioè, si può volere, no? Ma non si può voler volere, no? E alla fine è anche, credo, quella una grande illusione, il fatto che noi effettivamente decidiamo in base, no, a una libertà, no, diciamo così, astratta. Di nuovo, studiando la fisiologia, ci si accorge che le nostre decisioni sono spesso, in massima parte, decisioni condizionate, no?
Poi facciamo le cose senza saperlo, però abbiamo l'illusione della scelta. Per esempio, ci sono degli psicologi che hanno fatto degli studi interessantissimi. Uno negli anni, mi sembra, 70-80, che si chiamava Libet, che ha studiato che cosa succede nel cervello quando noi diamo gli ordini, no? Per esempio, ma anche ordini banali, no? Tipo stai con questo dito lì, a un certo punto decidi di muovere questo dito. E uno lo si fa scoperchiando il cranio, naturalmente, quindi lo si fa con pazienti che ovviamente no, se lo facevano fare per motivi diversi, per operazioni, no? Lui metteva questi elettrodi, no? E così via. E si è scoperta anzitutto una cosa interessante, che noi, così come quando vediamo le stelle, noi guardiamo le stelle e ci sembra che quella sia la luce che queste stelle hanno in questo momento. Poi sappiamo benissimo che più una stella è lontana, più quella è la luce che arriva dal passato, no? Se una stella è lontana un anno luce, vuol dire che la sua luce ci ha messo un anno per arrivare fino a qui, no? E vuol dire che quella che noi vediamo è la luce di un anno fa. Man mano che si va a stelle più lontane, vediamo oggi la luce, no? Che appartiene a un passato. Beh, ma questo succede anche con il nostro corpo, perché noi il mondo lo percepiamo ovviamente attraverso le sensazioni, ma le sensazioni non sono immediate, no? Sono scariche elettriche, no? Che partono dai nostri terminali, no? I recettori, e che devono arrivare al cervello, ci mettono un certo periodo, che è un periodo no, non piccolo, è mezzo secondo, quindi vabbè, uno può dire insomma mezzo secondo non è poi così tanto, no? Però spesso per esempio mezzo secondo è la differenza tra la vita e la morte, se voi andate no, in macchina no, e voi frenate quando vedete l'ostacolo, però quello magari, infatti il motivo per cui per esempio i piloti, li avrete visti, no? Cioè, i piloti quando guidano le loro macchine e vanno a velocità molto superiore a quelle che usiamo noi, che dovremmo usare noi in autostrada o sulle nostre macchine, cioè quelli non girano quando vedono la curva, perché se girassero quando vedono la curva andrebbero fuori, è per quello che devono fare le prove, devono imparare il circuito a memoria, imparare a girare molto prima di quanto invece in realtà non si accorgano, no? Cioè, loro devono fare il contrario, no? Di muoversi anticipatamente rispetto a quello che percepiranno nel circuito, ma noi lo facciamo più o meno nello stesso modo. Ora, la cosa interessante è che quel mezzo secondo c'è anche al contrario, e quello che Libet ha scoperto è che lui cercava di capire, no, quando chiedeva ai suoi soggetti, no, di dire quant'era il tempo che passavano dal momento in cui loro avevano dato l'ordine di muovere il dito, no, a quando effettivamente lo si faceva. La percezione che noi abbiamo è che non c'è nessuna distanza. Cioè noi decidiamo di muovere un dito e non percepiamo che lo muoviamo, no, mezzo secondo dopo. Ma quello che lui ha scoperto è che il dito incomincia a muoversi mezzo secondo prima che l'ordine sia partito. Cioè le aree del cervello che si attivano perché il dito si muova, si attivano dopo che è già partito, no? Quello che praticamente si potrebbe chiamare il comando. Questa è una cosa che ha sconvolto la psicologia, perché uno dice se l'ordine parte prima che uno lo dia, no? Vuol dire che allora c'è qualche cos'altro, un sistema probabilmente più profondo. Voi tutti sapete che esistono per esempio cose tipo la visione cieca, cioè di persone che dicono di essere cieche, di non vedere, e che poi però camminano dentro la stanza, arrivano a quel punto, aggirano l'ostacolo, come mai? Perché certo non hanno la coscienza di vedere, quindi dal punto di vista tecnico sono dei ciechi, però vedono lo stesso, no? E ci sono diversi sistemi di percezione rispetto a quelli che noi consideriamo gli unici di cui siamo coscienti. Quindi anche lì, no, la cosa è molto complicata naturalmente, no? E forse è meglio che mi fermi qui, perché altrimenti no, andremmo naturalmente molto alla lontana. Ma questo era anche per dire, no, che appunto il nostro rapporto nei confronti del mondo, no? Noi abbiamo una libertà oppure non l'abbiamo, se la nostra impressione è di averla. Ma anche la nostra impressione di dare ordini, no? In quel caso lì è quella che li diamo effettivamente. Se poi effettivamente è così oppure no, credo che ancora non lo sappiamo. Einstein, per esempio, diceva, lui pensava che il mondo fosse completamente deterministico. E quando un giornalista che credeva di essere più furbo di Einstein gli disse, però professore, no, lei dice di essere così completamente deterministico, poi però fa delle cose, no, prende delle decisioni che dimostrano, no, che invece non lo è. E lui disse, ma se sono completamente determinato, cos'altro potrei fare?
Ed è appunto l'idea, no, della differenza del volere e il voler volere, no? Uno dice, ah, ma hai voluto, sì, ma se ho dovuto volere, no? È molto complicato, no? Quindi penso che non la risolveremo questa sera. Certo, allora io, grazie professore, come sempre, avrete notato, io un po' l'ho scoperto, ripeto, già conoscevo il professor Di Freddi e questo è una, mi permetto di aprire questo spiraglio perché spesso parlo da docente di scuola superiore, un po' i nostri percorsi un po' sono troppo ancorati al passato e come diceva Cartesio, mi conceda un filosofo, che anche matematico, autore degli assi cartesiani, a furia di viaggiare nel passato, sto diventando estraneo nel presente. E invece, come dire, studiare i filosofi o anche i logici, in questo caso c'è un rapporto, gli scienziati attuali, significa anche interessare più i nostri ragazzi a questioni che sono appunto di vitale importanza. E darei ora la parola, siccome il professor Bellucci ha parlato per prima, darei la parola alla professoressa Anzalone. Il tema è sempre quello del rapporto tra destino e morte, per poi ascoltare nell'ultima tornata di questa domanda il professor Bellucci. A lei la parola, professoressa. Sì, grazie. Beh, insomma, la questione della morte come destino dell'essere umano si può dire che, insomma, secondo alcuni interpreti è stata proprio la questione che in qualche modo ha fatto nascere la filosofia, cioè dare un senso alla vita, a partire dal fatto, dalla consapevolezza che questa vita è destinata a finire, che quindi, il destino, appunto ineluttabile, no? Come diceva anche il professor Di Freddi, sia questa fine, e ora chiaramente in ambito filosofico le posizioni e anche il modo di porre l'interrogazione sulla morte e su cosa ci sia o meno dopo la morte sono posizioni molto variegate e nella storia della filosofia non necessariamente la questione della morte è stata posta nei termini di una domanda sul dopo la morte. Perché appunto il professore Di Freddi ricordava Lucrezio, ma anche Epicuro, no? Da cui poi Lucrezio trae molte delle sue, diciamo anche delle sue intuizioni. Diceva, vabbè, quando ci siamo noi, la morte non c'è, quando c'è la morte noi non ci siamo, sostanzialmente il problema non si pone. Però ecco, c'è un'altra, direi, modalità, forse ancora più radicale in cui il tema della morte è stato posto nella filosofia, che si lega molto a quanto il professore Di Freddi adesso diceva, cioè al tema della libertà, o meglio proprio dell'esistenza umana come possibilità. Cioè in fondo la morte heideggerianamente, ma anche pensiamo a Sartre, un po' tutta la filosofia diciamo, dell'esistenza del Novecento è stata tematizzata come la possibilità per noi più certa, che è autentica alla fine, quella ineluttabile a cui non possiamo sfuggire, la possibilità che si tradurrà in una realtà inevitabilmente. E quindi qual è, diciamo, il modo di vivere questa possibilità che annulla tutte le nostre possibilità? E di qui poi, no, le varie tematizzazioni su cui non mi soffermerò, quella celebre, no, di Heidegger, Sein zum Tode, tradotto, diciamo, essere per la morte, che sembra che ci votiamo alla morte, ma in realtà qui, diciamo, in tedesco indica la direzionalità, no? Cioè essere in direzione, cioè quella è la nostra direzione, e in qualche modo questo ci fa anche cogliere gli aspetti della nostra, appunto, della nostra esistenza, la caducità, e ci pone ovviamente anche la domanda sul senso, che poi, alla quale possiamo provare a rispondere in molti modi. Però è chiaro che questo elemento, per cui, la morte è la possibilità, ovviamente che annulla tutte le nostre possibilità, ogni nostro poter essere, poi si riallaccia fortemente all'idea della libertà, cioè appunto all'idea che noi abbiamo, e come diceva Kant, che ammetteva senza troppi problemi che la libertà è qualcosa di indimostrabile sul piano teoretico, no? Sul piano conoscitivo, ma è un bisogno pratico, perché se non ammettessimo di essere, o meglio, se non pensassimo, dice Kant, non possiamo conoscerci come liberi,
ma possiamo pensarci, e se non ci pensassimo come liberi, non avrebbe senso nemmeno parlare di moralità, no? Perché le leggi della moralità, diceva Kant, sono le leggi della libertà, sono le leggi non di ciò che è, ma di ciò che deve essere. E quindi sono le leggi non appunto dell'essere, ma del dover essere. E quindi è chiaro che la questione della libertà, insomma, la storia della filosofia è piena, come dire, di dibattiti all'ultimo sangue, direi, no? Tra deterministi, indeterministi, incompatibilisti, cioè potremmo star qui veramente decenni a discutere, e anche gli esperimenti di Libet, che il professore citava e che spesso, ecco, io a lezione tratto con i miei studenti, proprio in relazione anche alla questione filosofica, no? della libertà e dell'arbitrio, perché una delle obiezioni che vengono fatte da un punto di vista teorico a tutti questi importanti scienziati che ci hanno offerto dei dati così rilevanti sul funzionamento del nostro cervello, e che a volte, diciamo così, da un punto di vista proprio concettuale, il modo in cui viene intesa la libertà o la scelta, la decisione al muovere il dito, sì, certo, è un elemento che fa parte della nostra capacità di volere e di decidere, ma certamente non è quello al quale noi riconduciamo tutto. Le nostre scelte, né tutte le nostre scelte sono riconducibili allo scegliere, come faceva fare Libet, no? Tra accendere la luce verde o la luce rossa. E quindi a volte, ecco, si tende anche un po', a mio avviso, a forse, ecco, semplificare la questione della libertà, della decisione umana, che in un'ottica, come dire, puramente, se guardiamo a volte anche alle neuroscienze, viene un po' ridotta alla mera capacità di arbitrio, cioè scegliere A o B, mentre filosoficamente la libertà, e penso ancora una volta a Kant, non è l'arbitrio, ma è la capacità di darci una legge, di darci un nomos, una norma da seguire autonomamente. E chiaramente poi crediamo di scegliere, probabilmente crediamo di scegliere, non le scegliamo davvero, questo io non sono in grado di stabilirlo, però credo che sono convinta del fatto che sia inestirpabile nell'essere umano, vogliamo dire, l'illusione della libertà, ma in qualche modo, se non ci ritenessimo liberi, allora probabilmente dovremmo rimettere in discussione anche tutta una serie di concetti come quello di responsabilità delle nostre azioni, delle nostre scelte. Quindi si apre un campo interessante poi anche da un punto di vista non solo morale, ma anche giuridico, nel momento in cui noi a volte tendiamo anche a giustificare, no, nelle nostre azioni, cioè, vabbè, però sono stato dominato, non so, dalle mie passioni, l'ira funesta, no, di Achille che lo porta a vendette tremende verso i suoi nemici, quindi come se fossimo agiti da forze che non possiamo dominare. E questo però poi pone un problema, cioè non siamo imputabili se siamo così deterministicamente, diciamo, causati. E mi fermo qui, chiaramente sono, appunto, come giustamente dice il professore, di prendi questioni molto, molto ampie e complesse. Grazie professoressa. Sì, eravamo consapevoli che i temi, appunto, riguardando l'esistenza, sono temi che ci vorrebbe un'intera esistenza, forse non basta per trattare dell'esistenza, però è importante gettare questi sassi nello stagno perché poi, e speriamo che il dibattito di dopo lo dimostri, si ridesti quella domanda sull'esistenza, appunto, sulla vita. Allora, la parola a Don Gianluca Bellucci sul tema sempre destino e morte. Starò sullo specifico teologico cristiano inerente a questi temi. Naturalmente molte cose che dette dalla professoressa Anzalone sono, potremmo dire, l'orizzonte ragionevole, antropologico, che guida anche la riflessione credente in ordine al tema della morte. Ma teologicamente ci sono alcuni dati che vorrei presentare e così porre anche nel dibattito. Innanzitutto la profonda coerenza che c'è tra quello che tecnicamente noi chiamiamo protologia ed escatologia, cioè le questioni dell'origine e le questioni del fine ultimo hanno una coerenza interna nel discorso teologico. Ecco perché l'opzione
creazionista, naturalmente rende ragione anche del fine ultimo, perché il fine ultimo non è la materia. Ecco perché, nati da un atto d'amore, il termine ultimo è ritornare a quell'atto d'amore. Non è la materia, non è il mondo, ma per noi credenti è stare presso Dio. Il secondo elemento è che queste realtà non sono oggetto di descrizione. Qui naturalmente sono certo che c'è questa consapevolezza. Cioè, i racconti sulla creazione della Genesi, per intenderci, e i racconti apocalittici del fine ultimo non vanno interpretati in chiave storica, descrittiva, ma sono oggetto di speranza. Sono lezioni, racconti eziologici, naturalmente per noi credenti ispirati, ma sono eziologici e quindi non vogliono descrivere una realtà così come è avvenuta. Una cosa è certa, terzo elemento, è che per la teologia cristiana decisivo in questa rilettura è la persona di Gesù Cristo e di come lui si è posto di fronte alla morte, che pongo, ecco, come riflessione. Penso essenzialmente a due momenti e poi a un epilogo. I due momenti, credo, cruciali del come i Vangeli ci testimoniano il modo di come Gesù si è posto di fronte alla morte, sono, per esempio, di fronte alla morte dell'amico Lazzaro. Gesù ha pianto, il pianto. Questo interroga noi credenti. Non un Dio tappabuchi che si presenta come una risposta facile o spettacolare a tutti i fenomeni o a tutte le nostre domande. Quel pianto dice tutta la serietà, la drammaticità del momento e dell'esperienza della morte. Certamente i Vangeli ci fanno intravedere che Gesù non soltanto piangeva per l'amico, ma Gesù iniziava a prepararsi a quello che sarebbe stato il suo autoconsegnarsi alla morte. La seconda è che Gesù sulla croce, prima delle ultime parole di consegna del suo spirito, grida. Il grido di Gesù in croce. Un altro elemento che dice tutta la serietà, ma dice anche l'esperienza della morte vissuta da Gesù anche come abbandono. E qui per noi credenti e anche coloro che studiano i testi sacri, ecco la forma di Cristo che prende su di sé tutto il male del mondo. Quello che nella teologia è chiamato lo scambio, il sacro commercio, cioè Dio prende la nostra condizione umana, ma non la prende nella forma ideale, magica, ma nella anche sua drammaticità fino alla morte. E fino all'esperienza che quella morte dice, cioè la dannazione. Perché nel credo che noi credenti professiamo ogni domenica e nel primo simbolo della Chiesa non c'è soltanto la morte, c'è la discesa agli inferi, quello che nella liturgia cristiana chiamiamo il sabato santo, cioè è il momento in cui abbiamo una doppia interpretazione patristica, due chiavi di lettura che si completano. Gesù che scende agli inferi per salvare coloro che prima di lui avevano creduto, coloro che prima di lui avevano atteso la salvezza, potremmo dire in Adamo l'umanità che attendeva il Messia. Ma c'è l'interpretazione contemporanea che aveva già delle tracce nel pensiero patristico, che dice che Gesù, discendendo agli inferi, prende su di sé le conseguenze del peccato. È quello che l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dice: il Padre
trattò il figlio come peccato. E credo sia l'espressione del Nuovo Testamento più drammatica. Quindi non è venuto solo a rimettere i peccati, ma è venuto a fare l'esperienza, a prendere su di sé l'esperienza delle conseguenze estreme del peccato. Quindi ecco perché l'approdo, la resurrezione per noi credenti, cioè la risposta del Padre, l'abbraccio del Padre al grido del Figlio. Quello che nell'evento della resurrezione è per noi credenti il motivo centrale, il cuore che regge in piedi tutto quello che diciamo, regge in piedi anche la nostra preghiera, la liturgia, che è un'esperienza di speranza molto forte e di comunione anche con coloro che ci hanno preceduto. Per noi cattolici, nella celebrazione della Santa Messa, il riferimento anche al defunto o ai defunti non dice soltanto un ricordo, dice una preghiera, una relazione e dice, ecco, un protrarsi e un affermare che davvero un giorno parteciperemo insieme a che cosa, dove. Ecco, questo è oggetto di speranza. Non c'è una descrizione di come sarà. C'è solo un fatto. Staremo presso Dio. E questo stare presso Dio è quello che è oggetto di speranza per noi cristiani, inaugurato dalla resurrezione di Cristo. Bene. Allora, non so se il professore vuole rispondere a questo o partiamo con la terza, come dire, tornata di domande in modo da vedere se ci lasciamo un po' di spazio per dopo. Professore, qualche risposta rapida su quanto detto dai due relatori precedenti. L'avevo spento senza sapere. No, sull'ultima cosa no, perché in realtà sono completamente lontano dall'atteggiamento appunto cattolico, quindi non capisco le parole, ma non diciamo così no, il senso, perché è quello, se uno non crede, non può credere. Invece volevo dire solo un paio di citazioni a proposito dell'intervento precedente della professoressa, perché voi filosofi citate sempre Heidegger, no, che però parlava tedesco, no? E tra l'altro era anche un po' balzano, no? Perché alcune cose che ha detto Heidegger, per esempio nella sua famosa intervista postuma, ormai solo un Dio ci può salvare, quando dice, no, i miei amici francesi me l'hanno detto, quando cominciano a pensare, devono pensare in tedesco, perché in francese non si può, cioè uno è difficile che lo prenda, no? Cioè, molto seriamente. Però quell'espressione dell'essere per la morte, noi ce l'abbiamo in italiano molto meglio, no? Data da Dante, no? E Dante diceva, no, il vivere che è un correre alla morte. E quella è esattamente l'espressione, no, che in genere appunto viene riferita ad Heidegger, no? Ed è effettivamente una bellissima definizione della vita, no? La nostra vita in un certo senso, no, parte con la nascita, no, e poi così, no, è una corsa verso la fine, ciascuno, nessuno sa quando sarà la fine, no, e però tutti sappiamo che ci sarà, no? Quindi quello sicuramente è una cosa che ci dobbiamo ricordare, no? Allora, la terza e ultima domanda, quella che poi darà, immagino, seguito, avrà seguito con il dibattito, perché sono sicuro, già so, mi è stato anticipato che ci saranno delle domande dal pubblico, spero che siano numerose e provocatorie, proprio nel senso letterario del termine, di provocare, dal latino, che ci chiamino in qualche modo a... che chiamino i relatori a però dover... Qui a Potenza avete l'abitudine di fare cena o no? Siamo un po' più tardi sicuramente di Torino. Allora, professore, quindi allora ai relatori, come dire... Non agli orari nordici. Allora. Io sono a Torino, quindi fra mezz'ora dovrei staccare, no? Però considerandomi allora, a Potenza fino alle 21, secondo me si può ragionare. Allora... L'ordine questa volta non del cervello al dito, ma mio, tra virgolette, affettuosamente, tra i relatori, di essere piuttosto brevi su questa terza risposta, in modo che poi lasciamo spazio alle domande. Un po' abbiamo anticipato, ed è questa, sicuramente
gli scenari dischiusi dallo sviluppo scientifico e tecnologico innegabili che abbiano portato a dei vantaggi, a dei comfort, però anche a delle luci, quindi manca delle ombre. Pensiamo alla crisi climatica, pensiamo all'armamento nucleare. Quindi la questione è questa: lo sviluppo, lo stato dell'arte dello sviluppo tecnologico, scientifico e tecnologico, luci e ombre oggi. Io farei chiudere al professore, darei questa volta per invertire, darei la prima risposta alla professoressa Anzalone su tecnica e sviluppo tecnologico e scientifico, gli scenari attuali. Io credo che gli scenari attuali, nel dibattito pubblico, no, attualmente facciamo riferimento prima a una delle questioni che vengono più di piccolo, diciamo prima, no, all'intelligenza artificiale, all'idea di una sostanza. Professoressa, anche qui purtroppo i primi 30 secondi della risposta non li abbiamo. Sì. Ripeto. Dicevo, mi riallaccio un po' a quanto dicevamo prima, nel dibattito pubblico oggi, pensando un po' all'attualità della discussione su questi temi, certamente una delle questioni, appunto più dibattute è legata agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, alle potenzialità distruttive, per cui c'è sostanzialmente, no, anche una grande, divisione. Un dibattito spesso polarizzato tra tecnofobi e tecnofili, fra chi ritiene che questo sviluppo tecnologico ci potenzierà, potenzierà la nostra umanità e chi invece ritiene che ne segni in qualche modo una, diciamo, una rovina, un andare in dismissione, no? Un declino inevitabile. Però ecco, io farei solo una semplice osservazione. Non condivido, devo essere onesta, queste forme di polarizzazione nel dibattito pubblico mi sembrano un po' sterili, perché io credo che la tecnica, come tutti, la tecnica e la tecnologia sono cose diverse, come tutto ciò che l'essere umano ha in qualche modo creato, prodotto, sono strumenti a nostra disposizione. E quindi riflettono le scelte che noi faremo e il modo in cui intenderemo utilizzare questi strumenti. E però, amaramente, ecco, una cosa vorrei constatare. Mi veniva in mente, quando lei poneva questa domanda, un testo pubblicato nel 1958, quindi molti anni fa, da Karl Jaspers, all'indomani, diciamo, del disastro di Hiroshima e Nagasaki, il testo è La bomba atomica e il futuro dell'umanità. In cui appunto Jaspers faceva notare che ci si trovava in una situazione del tutto nuova per l'umano e per l'umanità, quella per cui eravamo riusciti a produrre qualcosa che potenzialmente, anzi realisticamente, avrebbe distrutto, poteva distruggere l'umanità. E lui auspicava in qualche modo una riflessione etico-politica, no? Sul nostro agire, non tanto sulla tecnica in sé e sulla tecnologia, ma appunto su quelli che sono i nostri valori, su ciò che noi vogliamo fare di noi stessi e delle nostre comunità, appunto politiche, ma anche oggi come oggi ambientali, no? Dei luoghi in cui viviamo. E quasi mi pare 13 anni, 13 anni dopo, se non vado errata, e questo insomma era solo, come dire, uno spunto per dirvi il mio stato d'animo. Maurice Blanchot produce un saggio, scrive un saggio intitolato L'Apocalisse delude, in cui osserva, secondo me, molti tempi, che sorprendentemente il problema posto da Jaspers, che era un problema radicale, cioè anche quello di andare a riflettere, diciamo, a mettere in qualche modo sul piatto anche della politica e della riflessione etica, questo potenziale distruttivo dell'umanità, è insito ormai nell'agire umano, tutto sommato, non solo non ha suscitato chissà quali, magari qualche dibattito filosofico, ma poche pratiche politiche
adeguate e anche poche, diciamo così, azioni, come dire, di conseguenza, nel senso che ancora oggi sentiamo parlare, no, di minacce nucleari tra le varie potenze, ad esempio in conflitto. Non solo non ha provocato niente di tutto questo, ma tutto sommato abbiamo assunto questa estrema possibilità dell'autodistruzione come qualcosa con cui conviviamo, dice Blanchot, perché altrimenti non si comprende perché questo non abbia portato anche a una radicale riflessione sui nostri valori, su quello che indirizza il nostro agire. Allora io penso che forse più che dividerci, no, sulla tecnica, le tecnologie sono bene, sono male, forse dovremmo interrogarci su quelli che sono i fini che vogliamo realizzare attraverso queste tecnologie e non lasciarci semplicemente governare da uno sviluppo tecnologico che spesso anche legittimamente risponde a logiche commerciali, a quelle che sono logiche dei grandi, diciamo, coloro che hanno grandi risorse riescono magari anche a produrre determinate tecnologie. Faccio un esempio, mi scuserete, penso a Elon Musk, cioè, se il destino della robotica lo deve decidere Elon Musk, io francamente sono inquietata perché non riesco a vedere nella sua sinceramente genialità, né riesco a immaginarmi che tutta una branca così importante oramai, perché quello che diceva prima il professore Di Freddi, cioè l'intelligenza incorporata, è precisamente quello verso cui sta puntando la robotica, è come tutto questo campo sia bene o male affidato semplicemente alle iniziative di un privato, legittime, ripeto, ma la discussione diventi banalmente a volte, i robot ci sostituiranno, non lavoreremo più, e vorrei far notare che anche, diciamo, i cavalli ci hanno sostituito, poi ci hanno sostituito le automobili e siamo sopravvissuti, abbiamo fatto altre cose. Quindi io non credo che il tema sia questo, io penso che il tema sia sempre l'umano e come l'umano decide di utilizzare gli strumenti così potenti di cui oggi è in possesso. Grazie.